paio di punti, anzi tre, che saranno molto utili prima di avviare qualsiasi business, perché adesso, come abbiamo detto in diversi video, ci sono tante opportunità online a livello di business. L'online ha aperto le maglie a guadagni importanti perché ha reso accessibile con un budget abbastanza limitato, quindi con un rischio accettabile, diciamo accessibile più che altro, l'accesso a un mercato potenziale, quindi a una nicchia di mercato che va scelta. Grazie Giuseppe, grazie anche a te. Quindi è molto importante capire questo: nel business non ti puoi improvvisare, cioè non puoi dire sì, adesso faccio un business, secondo me questo mercato va perché magari è una cosa che io so fare molto bene, inizio e mi faccio conoscere, no? Do valore, sì, ma poi dopo i prodotti ci penso, il prezzo ci penso, e quanti prodotti fare, a che fascia di mercato colpire, cioè sono tutte cose che tu pensi dopo. Se le persone partono in linea di massima, è uno degli errori più importanti che fanno inizialmente è quello di non avere una strategia di monetizzazione, di profitto chiara e definita già da subito. Quindi il primo errore è proprio questo qui. Allora, te ne dico tre, proprio semplici semplici, così iniziamo. La prima cosa che devi sapere e devi saper fare bene è l'analisi di mercato, cioè tu devi capire se il mercato che tu vuoi aggredire, diciamo, in cui vuoi crearti uno spazio, se il mercato c'è. Perché è proprio la prima cosa, le persone partono, creano il sito, fanno il blog, fanno i video, fanno i post, le pagine di tutti i social. Sicuramente troppi social, troppi canali, aprono troppi canali. E magari si accorgono dopo mesi, soldi spesi, energia spesa, che quel mercato non è richiesto, non c'è in realtà. Vedi, questa è una cosa che ti fa pensare, perché tante persone purtroppo fanno così. Prima partono e poi iniziano a capire, forse avrei dovuto fare analisi di mercato. Quindi la prima cosa che devi fare è riuscire ad avere gli strumenti. E noi stasera ovviamente ne parliamo per capire se il mercato in cui tu ti vuoi inserire c'è. Capire da quale angolazione inserirti, perché è molto importante anche questo. Secondo, le persone non considerano mai il costo del marketing. Quindi magari improvvisano anche nel prezzo. Questo li porta a schiantarsi, perché tu magari ti inserisci, inizi a vendere e non hai considerato alcuni costi. Terzo errore, fai la guerra del prezzo, perché siccome non sei sicuro di offrire un valore aggiunto, allora tu inizi a ricercare conferme dal mercato, dal pubblico, inizi a rincorrere le persone, inizi a fare promesse che magari non puoi mantenere, inizi a abbassare il prezzo, inizi a fare la guerra del prezzo. Quindi capisci che questi tre errori e ti portano veramente a farti molto male, perché poi perdi anni, perdi soldi, il fegato si fa, non lo so, si ammala anche il fegato, il sangue si fa acqua, eccetera, eccetera. Quindi la cosa importante è che tu non puoi improvvisare. E allora conviene spendere 2 lire per fare un corso di formazione che ti dia le basi pratiche, ed è proprio quello che noi facciamo. Perché? Perché è richiesto. Perché c'è una richiesta importante di questi corsi e perché noi siamo riusciti a posizionarci in un mercato molto in cui c'è una discreta, cioè, offerta, una discreta concorrenza. Quindi abbiamo capito come riuscire a posizionarci, a crearci una nostra nicchia, una nostra angolazione e ad avere mediamente 180-200 iscritti al mese ai nostri corsi. Ok, comunque c'è tutta una strategia. Noi poi siamo un'associazione, abbiamo una mission, facciamo volontariato, facciamo beneficenza, abbiamo anche le borse di studio, quindi siamo riusciti a creare un indotto che porti anche un valore aggiunto a livello incondizionato alla comunità. Quindi anche questo non si potrebbe fare se dietro non ci fosse una strategia che ti permette di
far autofinanziare con le quote associative l'associazione, la struttura. Quindi se noi avessimo improvvisato, non saremmo riusciti a garantire le borse di studio a 8 persone, non saremmo riusciremmo a gestire 180-200 iscritti al mese, ogni mese nuovi, senza avere assunzioni, persone assunte, dipendenti. Se non avessimo una struttura molto flessibile e poco impegnativa, non riusciremmo a fare questo. Noi non riusciremmo a dare dei soldi in beneficenza per finanziare la ricerca sul colon retto, sul tumore colon retto. Capisci che è molto importante riuscire prima di iniziare a investire tempo, denaro, solo perché non sai cosa fare, sei frustrato e non vuoi aspettare. Allora no, tu ti fai male se fai così. Devi smettere, anche perché questa è una conseguenza logica di che cosa? Della tua impulsività, perché sei frustrato e non hai, prendi decisioni di pancia, emotive, non hai la pazienza di sederti, fare un piano e capire come riuscire a investire in modo oculato, in modo corretto, per avere un ritorno economico importante, per poi magari mollare il lavoro e le situazioni che ti creano questo disagio, ok? Quindi è molto importante capire che non puoi improvvisare in un business, perché il business è basato su una legge, e la legge è quella matematica, cioè i conti devono tornare. E allora tu non puoi improvvisare, prendere decisioni emotive in un ambito assolutamente analitico, razionale e fatto di statistiche, di numeri, costo per lead, costo per conversioni, eccetera, eccetera, eccetera. E allora il mio invito è questo: prima, se tu vuoi cambiare una situazione che non ti piace, vuoi crescere dal punto di vista di salute, business e relazioni, uno di questi ambiti, o tutti e tre, e in genere tutti e tre, perché? Perché se noi vogliamo avere una vita che vada in equilibrio e in armonia, io devo mettere in armonia appunto queste tre aree. Quindi devo riuscire a crescere costantemente in tutte e tre le aree senza trascurarne una più di altra. E allora noi facciamo tutto questo. Quindi qui sotto c'è un link che ti porta ad avere due video gratuiti da mezz'ora, video corsi, non sono video presentazione, sono due video corsi. Uno che ti arriva immediatamente appena inserisci la mail, quindi clicchi nel link, metti i dati nell'opt-in in cui nella pagina che ti si apre, ti iscrivi e ti arriva istantaneamente un video di mezz'ora. Il giorno dopo, 24 ore dopo, ti arriva il secondo video di mezz'ora, quindi è il primo video corso gratuito perché è la nostra prima lezione. E poi il giorno dopo ti arriva un'altra email con l'invito per venire a un corso gratuito in aula, un corso sulla crescita personale. Se vuoi crescere dal punto di vista di business e basta, allora hai due chance. O scrivi sempre all'email che c'è qui sotto, info@warriorsproject.it, per avere maggiori informazioni, perché fra un po' usciremo con un corso aperto al pubblico tramite pagamento, ok? E non è un corso gratuito, è un corso di 6 ore molto importante sulla gestione del denaro e su come capire quali sono i business che si possono automatizzare. Perché tu vuoi aprire un business per iniziare a guadagnare di più ma a lavorare meno. Perché se noi dobbiamo solo lavorare di più, avere più responsabilità, tanto vale che resti a fare quello che fai. Quindi, se vuoi migliorare solo sul business, scrivi all'email, chiedi informazioni su questo. E anche perché a giugno e la settimana prossima, credo comunque a breve, verremo fuori con tutte le informazioni per iscriversi a una settimana di training experience a Fuerteventura, però sul business, in cui abbiamo mischiato 13 ore di corso di formazione in aula sul business, proprio tecnica, pratica, analisi di mercato, i prezzi, quali social usare, come utilizzare le campagne Facebook, campagne YouTube, Google, tutto quello che serve, ok? E poi abbiamo creato una settimana di vacanza con cosa? Con degli esercizi che sono delle escursioni, la barca a vela, le lezioni di surf, le escursioni con la Jeep sull'isola di Fuerteventura, per andare a capire come interagire meglio in un gruppo, come è importante capire che non puoi arrivare a ottenere risultati straordinari da solo nel business, ma creandoti varie collaborazioni. Collaborazioni però snelle, senza appesantirti a livello di
e costi fissi. E quindi abbiamo creato questa avventura, questa settimana, per iniziare a far capire alle persone che guadagnare di più, ottenere risultati migliori e anche dal punto di vista di salute e relazioni, oltre che al business, è possibile e non è questione di fortuna, ma è questione di strategie, è questione di mentalità, perché tu devi acquisire le strategie e acquisire la mentalità giusta. Imparare a gestire le tue emozioni e questo ti permetterà di portare avanti le strategie giuste nei momenti giusti e quando sei sotto pressione, perché è lì che farai la differenza. È lì che dovrai tenere duro. Quindi dovrai allenare le emozioni, essere lucido in un momento di tensione, di tempesta. Ok? E noi facciamo questo, lo faremo una settimana e chiaramente dopo quella settimana si creeranno altri percorsi, chi vorrà fare gli individuali, chi vorrà a distanza o nelle città in cui siamo, anche solo sul business o solo sulla crescita personale o su entrambi. Bene, ti ho dato una piccola illustrazione di quelli che saranno i nostri progetti da qui ai prossimi mesi. Smettila di ricercare sempre solo cose gratuite, perché? Perché le cose gratuite ti danno un risultato. Quello è gratuito, quindi è ovvio che va bene farsi un'esperienza, andare a guardare a destra, a sinistra, bene, ma dopo devi investire. E ci sono aziende, scuole, associazioni che fanno corsi più o meno efficienti, importanti. Tu fai una piccola ricerca e puoi iscriverti. Se vuoi farlo con noi, ben venga. Se vuoi farlo con altri, non mi piace, però fallo, anche perché non è che noi siamo per tutti. Voi scegliete, ma scegliamo anche noi. Quindi, se sei interessato, clicca sul link, avrai due corsi gratuiti sulla crescita personale e poi dovrai per forza iniziare a iscriverti a qualcosa a pagamento, o con noi o con altri. Non improvvisare perché avrai solo un risultato, quello di staccare un biglietto di sola andata per il fallimento, e questo non è bello. Meglio investire 2 lire in un corso di formazione che ti permetta di avere le basi, gli strumenti per partire e sapere quello che fai e impostare un business, se parliamo di business, che si possa automatizzare, possa slegare il tuo tempo dal guadagno di denaro, dal profitto. Bene, per stasera è tutto, continua a seguirci e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!